Le dispiace soprattutto, secondo me, per un discorso di occasione sciupata. Però, se bisogna essere sinceri, nonostante la sconfitta, per chi ha visto la partita, bisogna dire che il Livorno, che forse non ha fatto sicuramente la sua migliore prestazione, però non meritava di perdere, tantomeno con un risultato, tra virgolette, per quanto visto, così ampio. Perché 2-0 è vero, non è 5-0, ma non è nemmeno 1-0 estremizzito di misura. 2-0 su un due gol e te ne ha fatti fra 2-0, detto papale papale. Quindi è un po' troppo. Io direi che come sono andate le cose, per quello che ci siamo mangiati e peraltro forse il risultato più giusto poteva magari tranquillamente essere un pareggio, anche se quello lì sotto certi punti di vista risultava scomodo, cioè sicuramente per un discorso di classifica risulta scomodo a prescindere, però per quanto visto anche il pareggio secondo me poteva risultare scomodo, perché è un dato obiettivo, nel senso basta vedere eventualmente le statistiche. Livorno rispetto al Monza ha fatto molto molto di più, soprattutto a livello di occasioni, però qual è la differenza? Che il risultato finale poi è stato condizionato da singoli ma importanti fattori, ovvero la differenza, innanzitutto precisiamo che, lo dico in maniera molto ironica perché comunque ci può stare anche la giornata no e la giornata super, ovvero il Monza deve ringraziare i due portieri, ovvero il suo e il nostro, perché il suo, quello di loro, in determinate occasioni ha fatto dei miracoli, roba che in Lega Pro, in Serie C, chiamatela come volete, parlate magari di genere, si vedono veramente, e fra l'altro nella stessa partita. E invece devono ringraziare i nostri, in questo caso Mazzoli, perché secondo me soprattutto, ma non solamente, sul primo gol si è fatto trovare impreparato. Ora io non so quale sia stata la motivazione, soprattutto nel primo, forse non ha visto partire il tiro, forse c'è stata la deviazione, non lo so, perché sinceramente non ho neanche rivisto gli highlights. Resta il fatto che secondo me il primo gol è stata comunque o una completa o comunque una semi preparata. Il secondo forse anche lì poteva fare qualcosa di meglio, anche se non è stato plateale secondo me come era stato il primo. E quindi questo è uno dei singoli fattori che ho detto prima. E poi mettiamoci anche il discorso che purtroppo non solamente quest'anno, ma parlando di quest'anno si è visto in tante partite, anche se poi magari alla fine ci è andata bene e abbiamo fatto qualche gol, diciamo che per l'ennesima volta il Livorno non concretizza quanto crea. E per concretizza, cioè per questi discorsi mi riferisco soprattutto all'azione del secondo tempo, perché nel primo si torna sul discorso di prima, scusate il gioco di parole, ovvero che quello che ha fatto, se non sempre, nella maggior parte dei casi è stato diciamo poi spezzato diciamo l'azione o comunque l'opportunità dal portiere. Nel secondo tempo quello che ha fatto il portiere, credo forse una volta o nemmeno una volta, diciamo, non ci ha messo del suo, e Livorno che si è mangiato clamorosamente magari i gol, magari non centrando la porta con i vari colpi di testa o magari tirando in maniera potente ma non precisa o viceversa, e quindi questo è un altro singolo fattore. Fra l'altro mi è venuto in mente mentre parlavo cosa intendevo per del solo tempo di scorso portiere. No, in realtà non c'è stato questa volta il portiere a fare il miralo, ma è bensì che, se non sbaglio, un colpo di testa di Livorno è stato torto, credo solo dal difensore del Monza, quindi nel senso anche lì un po' tanta sfortuna. Insomma, ci sono state tante cose che se ne hanno condizionato anche il risultato. Ripeto, è vero, Livorno non ha fatto sicuramente la sua migliore prestazione, non ha giocato bene, o perlomeno non ha giocato così benissimo. Tra l'altro si è visto qualcosa di buono, poi chiaramente dopo il secondo gol, lo so, brutto da accettare, però soprattutto per chi va in campo, per un discorso anche di, chiamiamolo ossigeno, mentalità, quelle vi pare, è logico che dove hai preso il secondo gol, quando manca più o meno 15-20 minuti, che non sono pochi, ma non sono nemmeno così tanti, soprattutto per cercare di riequilibrare la partita, addirittura di ribaltarla, poi nel calcio può succedere tutto. Ed è chiaramente logico che Livorno aveva preso un gol, seppur non secondo me in una maniera drastica, però una bella botta l'ha data, si è tra virgolette un diarreso, però ha lasciato parecchio fare, ecco. Però prima del secondo gol, il secondo gol fra l'altro anche quello è venuto sul contropiede, sono stati bravi loro, ma come ho detto all'inizio anche lì c'è da rivedere tanto, non tanto il discorso difensivo, ma secondo me è proprio l'azione. E dove il prezzo di gol il Livorno si è appunto arreso, però fino a quel momento comunque cercava quantomeno di primis andare in vantaggio, poi dopo il prezzo di gol di quantomeno riequilibrare la partita. Purtroppo è andata male, però
tornando al discorso iniziale, ovvero di occasioni sciupate, per chi non lo sapesse, vabbè, perché non l'ho spiegato, l'ho detto perché, vabbè, a parte un discorso di, indipendentemente dai risultati di, magari delle nostre, diciamo, dirette avversarie, in primis il Siena, è una partita secondo me alla portata, alla stragrande, nel senso a portata di mano potevamo sicuramente uscirne con tre punti, in primis. Poi peccato perché appunto il Siena ha perso, bello perché infatti anche loro, cioè anche loro hanno perso prendendo il gol sul finale, se non sbaglio all'89esimo e al 90esimo, quindi magari anche per una squadra, per la diretta avversaria c'è anche il briciolo più di bellezza. E niente, se si vinceva si poteva allungare, nonostante appunto anche questo pseudo vantaggio della partita in meno, ovvero quella che abbiamo noi, quindi la si poteva andare a melle. Quindi purtroppo, se vediamo il bicchiere mezzo vuoto, c'è questa serie, un'occasione, una super occasione sciupata. Se invece lo vogliamo vedere mezzo pieno, diciamo che abbiamo perso, ma meno male, anche il Siena ha perso, di conseguenza la classifica in alto rimane invariata, ecco, a parte per il Pisa che ha vinto, però vabbè. Per ora, come già dissi l'altra volta, secondo me il Pisa è abbastanza fuori dai giochi per quanto riguarda il discorso del primo posto, poi chiaramente la matematica non ha ancora deciso niente, quindi anche per loro, spero per noi no, la lotta, diciamo, comunque non è matematicamente finita. E per il resto, sono un discorso della partita, credo che cose da dire non ce ne siano, cioè altre cose magari eclatanti da dire non ce ne siano. Forse questa è un'aggiunta mia, l'unica cosa che non capisco, è vero che giocavamo in casa, questa no, ripeto, è una cosa mia che può magari essere non condivisa da tutti, perché giocavi in casa, l'avversario sulla carta era, come ho detto prima, abbastanza alla portata, anche se non bisogna sottovalutare nessuno, perché e questo è un discorso generico, non riferito solamente o eventualmente al Monza, ma un discorso generico, soprattutto ora che magari sì, ok, noi bisogna cercare eventualmente di far punti per raggiungere quello che può, io sempre pure a dirlo, può essere la promozione, la vittoria in sequenza del campionato, però giù bisogna stare attenti perché tante squadre magari avevano comunque lottano per salvarsi, perché anche se sono messa abbastanza bene matematicamente non sono veramente salvi, quindi non, può non sembrare, ma anche quando vai a giocare, no, qui mostro la telecamera, sono credato sbagliato, però quando vai a giocare anche contro squadre che magari sulla carta sembrano abbastanza alla mano, insomma abbastanza alla portata, bisogna starci attenti, non bisogna sottovalutarli. Quindi cosa vuol dire con questo? Che in discorsi di formazione, secondo me, soprattutto date le prestazioni precedenti fatte fino ad ora, secondo me è meglio partire quando è possibile con la formazione più forte o quasi più forte che c'è, piuttosto di fare un po' di turnover. Ora, ieri non è che ce ne sia stato tantissimo, però la difesa, secondo me, quella che abbiamo visto ieri, non è quella qualitativamente più forte che abbiamo. Io spero che sia stato un discorso di forma, sì, un discorso di forma, non forma fisica, un discorso di forma, magari secondo Foschi lui era più in forma di quell'altro e così via, perché sinceramente a me mi dispiace dirlo, però in determinate partite uno come Morelli o come Gonnelli e come Pirrello non mi danno quella sicurezza che potrebbero darmi altri giocatori. Ripeto, non che non debba giocare, però in determinate partite, soprattutto ora che vai sul finale, ogni partita è importante, anzi è super importante, secondo me se la vuoi far giocare, ok, fallo giocare, però magari quando il risultato è già scritto più o meno, magari metti quelli che in determinate partite precedenti ti sei accorto che ci sono stati un po' più utili, ok, poi la partita va in un verso, che sia un verso positivo, un verso purtroppo anche negativo, e allora magari fai cambi per farli un po' giocare, e sono d'accordo, però in determinate partite come quella di ieri, secondo me forse quanto la difesa, ma non solamente la difesa, era un po' da rivedere. E fra l'altro, dopo, sempre parlando dei giocatori, non ho gradito tanto il cambio Montini per Murillo. Io voglio un gran bene a Montini, però c'è il gran bene perché comunque
è una cosa molto virgolettata, però dico gran bene perché comunque ha fatto sempre, cioè il suo a livello di voglia ce l'ha sempre messo, cioè non è uno che non corre o viceversa. Il problema è che poi la sua voglia, la sua tra virgolette grinta non è coerente con quello che dovrebbe fare, ecco, comunque con i risultati, che i risultati sono quantomeno sempre o quasi sempre negativi, nel senso l'anno scorso se non sbaglio fece una quindicina di gol col Monopoli. Quest'anno non so quanti gol è, sinceramente, sicuramente non è a 15, e quando entra, soprattutto magari dalla panchina, difficilmente riesce a essere utile dal punto di vista d'attacco. Sì, magari permette eventualmente a qualche sponda di creare un'azione, però poi a livello di finalizzazione, quando arrivi davanti porta, sbaglia e si mangia tanto. E quindi di conseguenza, secondo me ieri, a meno che non c'è stato un discorso di affaticamento da parte di Murillo, perché comunque ho già giocato anche l'altra volta, che super partita aveva fatto con la Viterbese, però se non era non è stato un cambio, se non è azzeccato. Però ripeto, sia un discorso di formazione iniziale che di cambi, chiaramente è un pensiero mio e quindi può tranquillamente non essere condiviso. Mi auguro solamente che ogni cambio, ogni scelta che l'allenatore fa, non solamente Foschi in generale, sia comunque una scelta molto molto studiata e non tirata via. Un auguro sempre. E basta, questo video era un discorso in più per cercare di dire come sempre la mia. E niente, ora bisogna pensare già alla prossima, che è contro l'Arezzo. Io vi dico che nonostante tutto quello che sono successo, a parte che non mi sono mai espresso, mi esprimo ora in maniera molto veloce, non sono d'accordo, non con l'Arezzo, con qualsiasi squadra, come è successo tra l'altro anche l'anno scorso in Serie B col Pisa, cioè al Pisa. Io sono di idea che se una partita non sei gare a giocarla, non è che puoi rimandarla, e a malincuore devi comunque perdere al tavolino. E io ho paura ovviamente che questa partita con l'Arezzo, che poi giocheremo laggiù, quindi c'è anche i discorsi di difficoltà in più perché giochi in trasferta, nonostante magari loro non siano in una condizione ottimale, ma fra l'altro se non ero ieri hanno vinto 2-1, mi pare col Piacenza o con la propria Piacenza fuori casa, secondo me è una partita rischiosa per noi, per arrivare al risultato. Spero che alla fine possa in realtà risolversi per il meglio e magari dimostrare che anche pur rimandando la partita di Livorno riesca a vincere la partita, però non so come mai mi tocco tanto mentre dico questa serie, ho un presentimento brutto per quello che può venire a fare a livello di risultato, perché anche se va alla fine a pareggiare, che è vero non è una sconfitta ma un punto, parte con un discorso di classifica, per come se ora se non vinci, anche se va a pareggiare, è come se fosse quasi una sconfitta. Però in generale se alla fine non la vai a vincere ti girano tanto le scatole, cioè specialmente mi girano tanto le scatole, perché come a noi, come a chiunque altra squadra, anche se magari Livorno poi con l'Arezzo ci aveva già giocato e magari anche ci ha vinto, comunque il risultato è già venuto fuori, secondo me quando non riesci a giocare una partita o perché non hai comunque le possibilità, che siano a livello tecnico, societario, bla bla bla, secondo me devi, anche se ti dispiace, di perdere a tavolino, perché neanche si rimanda, perché allora, perché più che altro poi crei una sorta, allora, scusate un attimo dentro in questa cosa qui, poi arriva saluti, perché come sempre vi dava oltre la durata che vorrei che fosse, però cioè crei anche un precedente, perché automaticamente allora se un giorno li vuoi, in questo caso parlando della mia squadra, via, un giorno per motivi X magari gli mancano belli che sull'arte sono giocatori più forti, allora si fa una cosa, allora si rimanda perché è così, non ha senso, cioè se non sei in grado di giocarla o te la giochi con quello che hai o la perdi a tavolino, come è sempre stato. Il problema è che appunto crea in precedenti, se un giorno succedono cose del genere o a Livorno in altre squadre, quelli che io penso, credo sia la FGC, non lo so, comunque chi gestisce questa serie automaticamente dovrebbe stare zitta e accettare anche questa cosa lì, anche l'eventuale condizione di un'eventuale, se ci sarà, squadra futura, perché crea i precedenti più che altro, oltre al fatto di sfalsare un po' il campionato, perché è vero, anche se l'Arezzo si fosse ritirato, di conseguenza tutte le partite rimanenti sarebbero state, diciamo, comunque attribuite le vittorie, se non erro, avrebbe capito sì, tre squadre con le quali l'Arezzo avrebbe poi dovuto giocare sul calendario. Ok, lo sfarzo è uguale. Però è lo sfarzo uguale perché comunque magari non lo so, rimandi una partita, magari ci sono anche altri impegni abbastanza importanti, magari non so, una squadra aveva programmato e gestito la stagione in quel modo, in realtà devi un po' rivalutare le cose, ricambiarle. Quindi ci sono anche altri fattori che secondo me
sfarzano, se non in un ugual modo, in modo abbastanza simile al campionato. Però, scusate, ripeto, per questo San più, però questo, come sempre, l'ho sempre fatto quando faccio il video, commenti, è la mia personale opinione, che sia giusta, che sbagli, che sia sbagliata, quella poi eventualmente sta a voi eventualmente decidere com'è. Spero comunque che abbiate capito tutto il discorso, sia la partita anche il discorso della vicenda Arezzo. Comunque, pensiamo a questa partita qua, ripeto, secondo me non sarà assolutamente semplice, non sono assolutamente da sottovalutare nonostante la loro condizione, soprattutto societaria, ma non solo. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Se mi chiedete, vedrai la partita Arezzo Livorno? A regola sì, poi non lo so. Se nel giro di 24-48 ore, di tanto, uscirà il video commento, voi dico visto la partita, altrimenti no. Vabbè, detto questo, niente. Speriamo bene e cerchiamo, nonostante personalmente mi risulti difficile dirlo, cerchiamo di vedere questa occasione sciupata come comunque cioè col bicchiere mezzo pieno e non col bicchiere mezzo vuoto. Meno male, ringraziamo il ponte d'aereo. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.